Benvenuto su Host Academy. Questa è la prima lezione integrale di un corso completo. Se troverai l'argomento interessante, puoi attivare l'abbonamento annuale con il quale non solo avrai accesso al videocorso completo, ma anche ad oltre 1000 video lezioni, con test finali e certificati di frequenza. In descrizione troverai un'offerta a te dedicata, limitata nel tempo. Buona formazione! In questo tutorial di Host Academy vediamo come gestire e personalizzare i ruoli e i privilegi degli utenti tramite un plugin specifico User Role Editor. Per conoscere il funzionamento base dei ruoli utenti in WordPress, rimandiamo al corso Basic di Host Academy. Una volta installato e attivato il plugin, accedi nelle impostazioni del sito per definire le impostazioni di User Role Editor. Nella tab Generali attiva l'opzione Mostra i privilegi in forma comprensibile. Nella tab Ruoli predefiniti indichi il ruolo predefinito per chi si registra al sito. Nella tab Moduli addizionali puoi ottenere il conteggio degli utenti ai quali non è stato associato un ruolo. Per la gestione dei permessi associati ai ruoli e per creare nuovi ruoli vai nella sezione Utenti. La gestione dei privilegi ti permette di indicare cosa può fare ogni ruolo. Seleziona il ruolo sul quale intervenire. Mantenendo attiva questa opzione, i privilegi sono mostrati appunto in forma comprensibile. Nel corpo centrale della schermata vedi tutti i privilegi utenti e flaggate quelle attive per il ruolo selezionato. Ad esempio, l'editor può eliminare pagine e articoli scritti da altri utenti, può modificare pagine e articoli scritti da altri, può gestire le categorie, quindi crearle e modificarle, può moderare i commenti, ma non può ad esempio creare degli utenti o cancellarli, e non può cancellare i temi. Vediamo la schermata amministrativa di un editore. Attiviamo adesso i privilegi, ad esempio relativi alla creazione degli utenti. Flagga la casella e aggiorna. I privilegi sono raccolti per tipologia e aree amministrative. Ad esempio, i privilegi relativi ai temi. L'editore non ha attivi i 6 privilegi relativi alla gestione dei temi. Flaggando la casella concesso solo, puoi visualizzare solo i privilegi attivi per quel ruolo. Definisci quindi la disposizione in colonne dell'elenco di privilegi. Se vuoi gestire il ruolo amministratore, devi attivarlo nelle opzioni del plugin. Vediamo infine come creare un nuovo ruolo. Ipotizziamo di voler creare un ruolo con privilegi vicini a quelli dell'amministratore del sito, ma che rispetto all'amministratore, ad esempio, non può gestire i plugin. Seleziona Aggiungi ruolo. Indica il nome ruolo da utilizzare come ID e quello mostrato nell'area amministrativa. Quindi puoi fare una copia a partire da un altro ruolo, in questo caso copiamo dall'amministratore e poi procederemo a togliere alcuni privilegi. Come vedi, questo nuovo ruolo ha gli stessi privilegi del ruolo amministratore. Togliamo i privilegi di gestione dei plugin. Assegniamo ad un utente questo nuovo ruolo. Come vedi, quest'utente ha gli stessi privilegi di un amministratore,
tranne la gestione dei plugin. Non è infatti presente la sezione plugin. Spero che questa prima lezione sia stata di tuo gradimento. Ti ricordo che su host-academy.it troverai il videocorso completo, insieme ad oltre 1000 video lezioni sui più disparati argomenti, dal digital marketing a come costruire un sito web o un sito e-commerce. Con l'abbonamento annuale hai quindi accesso a tutte le video lezioni e a tutte le nuove che andremo a creare nel futuro. In descrizione troverai un link con un'offerta dedicata a te, limitata nel tempo. Approfittane. Buona formazione.